quanto riguarda le canne che andrò ad utilizzare nella pescata di oggi, la scelta è ricaduta senza dubbio su attrezzi in grado di lanciare e sostenere zavorre fino a 200 grammi di peso. Questo perché? Non tanto per il piombo in sé per sé che andremo a lanciare, ma perché, a differenza delle altre battute di pesca a surf classiche dove andiamo ad utilizzare arenicola, americano o altri inneschi di piccoli volumi, in questo caso dovremo sommare alla zavorra che andiamo ad impiegare anche il peso del trancio. Io credo che se sommiamo gli ami che abbiamo utilizzato, il cavetto d'acciaio, la girella e chiaramente il pezzo di cefalo, il pezzo di spigola o qualsiasi pesce che andiamo ad utilizzare, partiamo dai 30-40 grammi fino ai 60-70 degli inneschi più voluminosi. Quindi canne da 200 grammi ci permettono di utilizzare zavorre dai 130 ai 150 grammi più, come dicevo adesso, 30-40-50 grammi di trancio e quindi rimanere nella sfera dei 200 grammi, che come abbiamo detto è la potenza delle canne, e ci permettono in questo modo di fare anche dei lanci abbastanza spinti senza rischiare di rompere la nostra attrezzatura.